Questo progetto nasce nell'ambito di un altro progetto europeo che è stato finanziato, che si chiama MAAT, è indicato col nome di Acheon, che utilizza l'effetto Coanda per orientare il getto proveniente da un ugello. Orientare vuol dire che modifica la direzione del getto a seconda di alcuni parametri fluidodinamici, nel senso che questo getto è l'effetto di una miscela di due correnti e a seconda della velocità di ciascuna delle due il getto viene orientato in una direzione opposta in un'altra. Questo sistema è stato pensato dal professor Pasqua dell'Università Portoghese di Beira in Terio. Io remercio le parole del professor Antonio Dumas in questa collaborazione in questo progetto Acheon, anche sul progetto MAAT, e così abbiamo potuto avere una mistura di competenze in diverse aree in ordine di evoluire la ingegneria e la scienza a livello europeo. Come si vede dall'immagine, riusciamo a produrre una deviazione di un getto formato da più getti senza nessuna parte meccanica in movimento, solamente giocando sulla velocità dei due getti. Un'applicazione naturale potrebbe essere quella della propulsione aerea. E questo progetto è stato finanziato dalla Commissione europea per la propulsione aerea. Ma stiamo anche pensando a possibili applicazioni che possono riguardare il nostro quotidiano, un autolavaggio. Qui vediamo come potremmo realizzare un autolavaggio, ad esempio con uno o più ugelli fissi senza parti in movimento, sia per la parte di lavaggio che per la parte di asciugatura. Elettrodomestici, l'utilizzo per esempio di lavatrici, lavastoviglie senza parti in movimento. Un cestello di una lavatrice dove si può far ruotare e realizzare il lavaggio ed eventualmente anche l'asciugatura solamente per effetto di questi getti che possono cambiare direzione, cambiando quindi la velocità al getto e tenendo fermo il cestello invece che farlo ruotare. Sistemi antincendio che già in parte esistono, ma ovviamente non esistono con questa nuova tecnologia che oltretutto appunto è sotto brevetto dell'Università di Modena e Reggio Emilia e in parte in cui noi siamo gli autori. Il nostro sforzo sarà quello, da un lato, di portare fino in fondo il progetto europeo finanziato, ma dello stesso tempo di cercare collaborazioni con aziende del territorio per cercare di valutare fino a che poi se ci possono essere delle possibilità di collaborazione industriale su questo progetto. Volevo in particolare ringraziare alcune delle persone presenti con riferimento al progetto MAAT, il professor Psikhopov che è arrivato dalla Russia per questa presentazione, che ringraziamo tantissimo, che è uno dei partner del progetto MAAT che prima il professor Dumas citava, e in particolare i partner di questo progetto, che oltre all'Università di Beira in Terio sono l'Università di Lincoln, la Vrije Universiteit Bruxelles, cioè l'Università Libera di Bruxelles, Reggio Emilia Innovazione, che è il laboratorio di trasferimento tecnologico di Reggio Emilia, e infine la Nimbus, che è una PMI torinese che opera in campo aeronautico producendo un noto aereo senza pilota abbastanza particolare e che quindi collaborerà con noi al fine di identificare possibili applicazioni aeronautiche.